Atterriamo belli carichi, ragazzi, perché oggi è stata aggiunta un'arma. C'è stato il ritorno di un oggetto e probabilmente abbiamo ricevuto anche altre novità segrete che dovremo andare a scoprire in questo aggiornamento. Quindi nuova arma, nuovo ritorno di oggetto e altra roba sarà già stata aggiunta oppure verrà aggiunta nelle prossime settimane. Non lo so, lo scopriremo durante questo update. Muori, grazie mille. Ok, perfetto. Nel frattempo c'è anche la modalità quello G, ragazzi, non è ancora uscita, però uscirà a brevissimo. Il pass battaglia dei Pirati dei Caraibi era uscito, però poi è stato rimosso perché l'Epic l'ha aggiunto per sbaglio. Ok, questo qua ha utilizzato probabilmente un oggetto. Ho fatto le moto, sono le nostre. Ah no, ha fatto solamente le moto, ok ragazzi. Perché ho visto tipo una luce verde, dovrebbe avere qualcosa di verde questo nuovo oggetto. Allora, parliamo prima della nuova modalità, ragazzi, quella OG. C'è ovviamente la mappa più piccola, sempre del capitolo 1 però. Ci saranno tante armi OG ovviamente, tra cui il pompa OG. Torna finalmente il pompa del mondo, ragazzi, lo spero. Le corone della vittoria funzioneranno anche in questa modalità. Ci saranno varie ricompense che sto mostrando qua, anche un ombrellino, bellissimo. E hanno fatto il trailer con Kai Sinat, ragazzi, non capisco perché. L'Epic continua a fare cose con personaggi famosi del momento, sì, però che non c'entrano un cavolo con Fortnite. E poi ovviamente Pirati dei Caraibi, ragazzi, nuove skin che vi sto mostrando qua. Ma è una persona vera questa qua, oh mio Dio, si comportava talmente tanto da bot. Ma chi è un bot lasciato? Sembra che sta pure una persona dietro là. Assurdo. Madonna, mi carica, muori, grazie. Hanno nerfato il nitro, ragazzi, il danno è sceso da 300 le strutture a 90. Da qua, vabbè, questo è un bot. Da qua. Ma no, sfondato. Mamma mia, ragazzi. Ho detto il cecchino. Ok, ragazzi, appena mettiamo questi qua possiamo dare un occhio al nuovo cecchino. Se è scappato con la macchina, incredibile. Piccolo scambio, ragazzi, medaglione vende per il nuovo cecchino. Ha solo un colpo per fortuna, ragazzi, perché da 3 colpi era assolutamente rotto. Occhio di facco, fucile di visione, impatto pesante. Vediamo prima di tutto il danno alle strutture. No, vediamo prima il danno alle persone, perché c'è uno qua. Eccolo qua. 131. Incredibile, ragazzi. Un danno veramente danno, cioè un signor danno. Alle strutture vediamo. Tanto questo ragazzi sta inguaiato. Ok, fa tipo 200. E invece. Oh no, sta chitarra maledetta. Oh, da dove esci? Leo, aiuto. È morto pure lui. Ok, assurdo. Si è buttato insieme a me, sì, è morto. Okay, il danno alle strutture non è tantissimo, no, ragazzi. Fa tipo 200. Forse il legno lo one shot. Vabbè, nel frattempo che veniamo le buttate, vi mostro tutte quante le skin aggiunte. Ce ne sono un sacco di fighe, tutto questo peperoncino mi piace un sacco. Dorsi decorativi di Fallout. Il Cybertruck è in arrivo su Fortnite. Fantastico. E questi due oggetti possiamo dire che sono palesemente con la collaborazione dei Pirati dei Caraibi, quindi non sono ancora in game. Poi ci manca ancora un oggetto da trovare in gioco, quindi rimani sempre fino alla fine. C'è anche il Vagabondo, ragazzi. Il Vagabondo funzionerà praticamente come Herobrine di Minecraft. Camminerà in giro per la mappa. Se ti avvicini troppo a lui però scompare. E sarà un personaggio molto molto misterioso. E vediamo se è buggato a fianco al mio nome. 150 secondi. Forse è il tipo la scheda che si è buggata. Probabile. Almeno che 350 secondi esplodi. Appunto, penso che non è che 350 secondi esplodo direttamente in game. Lo scopriamo. Sono cambiati i loghi dei banner in lobby. Bellissima, ragazzi. La mappa di rientro è questa qua, in versione più dettagliata. E ecco qua le informazioni precise del Vagabondo. Apparirà da qualche parte e vagherà per l'isola. Se ci avviciniamo troppo, appunto, scomparirà. E c'è una posizione marcata come prima apparizione. E facciamo un nuovo bug, ragazzi. Aspetta. Ecco qua, ok, ragazzi. Sta scivolando. Bellissimo, questa season. Season più rotta di sempre. Anzi, questo leak mi dice che c'è il potere di Magneto. La barca in una bottiglia. Prenditura rottami 2.0. Ok, interessante. Il tesoro sepolto. La pistola fucile. Il paracadute junior. È l'arma che stiamo cercando, che ancora non dico. Sono già in game, ragazzi? Non lo so. Probabilmente no, perché dovranno venire aggiunte con la collaborazione dei Pirati dei Caraibi. Fortnite rientro avrà il sistema di illuminazione di Fortnite OG. Molto bello, ragazzi. Quindi anche la grafica è uguale. Bello! 131, ragazzi! Assurdo sto cecchino, lo odierò sicuro. 131, incredibile, ok. Mamma mia, ragazzi, sfondati, però devo dire il fatto che ha un solo colpo è molto ottimo, ragazzi. Il cecchino con più colpi è il male. Si può modificare, però, andiamo subito a vedere. La cosa fondamentale, si possono mettere più colpi a questo cecchino? Se vado a mettere più colpi a questo cecchino, ragazzi, diventa un demone. No, non si possono, già si vede che non ci sono gli slot. Proviamo comunque a provare. Così com'è. Sì, non stanno gli slot sopra. Il bunker della montagna, fra l'altro, ora ha un punto di riferimento. Sembra però che non sia nulla legato alla storia, ma la collaborazione di Wolverine. What? Qui non c'è il Vagabondo, lei. Oddio, ho sbagliato. Oh, da dove è uscito sto qua? Arrivo qua. Tagliare una cacchio di roccia.
Vai, muori. Bellissimo. Questo qua l'ammazzo col cecchino. Questo qua l'ammazzo col cecchino, sicuro, 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 sicuro. Boh! Quindi dentro il bunker ci sarà il laboratorio segreto Arma X. Interessantissimo, ragazzi. Invece il vagabondo che io pensavo stava nel bunker si troverà invece in giro per la mappa a caso. Ovviamente, ragazzi, non si può modificare. Ma la macchina dei bot? Sì. Sì, ok, ragazzi, quella misteriosa macchina che gira a caso per la mappa. Vabbè, l'abbiamo letteralmente vandalizzata. Abbiamo buttato solamente le ruote. Povera macchina. Oddio, si può tutte le ruote adesso quando era a girare. Sì, proprio esploderà da sola, perché è destinata a morire quella macchina. Una morte lenta e inesorabile. Se ti ho dato il riavvio alla riscossa, ragazzi, se avete qualche amico che non gioca tanto tempo a Fortnite, potete attivare questa nuova sfida e ottenere delle ricompense. Se invece shoppate qualcosa a codice Caldari, potrò shoppare anche al ragazzo che torna, magari da tanto tempo, dice... Tanto tempo che non gioca a Fortnite, cioè, poi voglio fare una shoppata, codice Caldari, sempre il miglior sconto. Ecco dove sarà presente il bunker una volta aperto, che andiamo a vedere, ragazzi, andiamo a vedere. Per chi non vuole esplodere può saltare di 20 secondi, bellissimo, bello. Ma ci sta la buccia di bananita dentro. Hanno fuso un X-Men e una banana. Vabbè, bananita Wolverine è uscita questo video, no? Oh, no, c'era solamente nel trailer bananita che faceva con gli artigli così. No, ma che ho fatto io? Dove ho finito il mio pompa? Eccolo qua. Ok, c'è gente sento che sta cerchiando, godo tipo 1000. No, di pochissimo. Ma si può sparare le persone sulla chitarra? Sì, 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 abbiamo acceso uno una volta. Oh, yeah, no scope! Senza vita, praticamente. Sì, si sì, è morto, ma... Si è buttato davanti a me, lo cecchino da c'è. Sei stato non scopato. Oddio, che si è buggato qua? Ci sono i fuochi d'artificio sulla tempesta. Bellissimo. Ah, è una ruota, probabilmente la ruota dei bot che abbiamo mutilato. Ora chitarra. Attacco chitarra! Morto? No. Oh, oh! Muori! Mamma mia! Oh, fatto benissimo, sia meglio a te. Mamma mia! Che forte che non ho fatto la. Sì, peccato che non cura tanto la vita. Però sarebbe troppo fido. Una cecchiata mentre qualcuno vola con la chitarra, ragazzi, è tipo la clip del secolo. Però io posso spammare quanto mi pare, tanto. Mamma mia, che bello che taglione. Sai, devo. Ecco. Oh cacchio, però. Se stai troppo tempo. Oh! Vattene! Oh, non è fortissimo questo! No, no, ci sono altri tre. È fortissimo! Oddio! Sono in mare! Aiuto. Però lo sfondo è fatto 157, 157. Vediamo quanto cacchio è aggressivo. Vabbè, me ne scappo. Chitarra! Vabbè, ok, dai, carichi questa partita. È l'endgame, siamo 5-2 contro 3, quindi. Ok, quindi qualcuno è da solo. Qualcuno è da solo. Ottimo! No, come ho fatto a lisciare? C'è una... Cioè, non è un rinculo, dicevo, una parabola bassissima. E non ci credo che ho riuscito pure questo, troppo alto stavolta. No, sono un pippone. Ok, tutto è una di trash, ragazzi. No! No. Aspetta. È passato attraverso il presente. Mamma mia. Dimmi. Sto pensando, vuole iniziare a curare. Oh, ah, cura di quello che mi vengono di. Cosa che c'è la tempesta, le luci muoiono dopo due secondi. Tesissimo questo endgame. Una volta. Una volta, ok. Ci sta quel mate, mamma mia, che sarebbe. Ecco, farò vedere il tenere. Occhio. Ed è 1v1 situation. 20 kill. Incredibile. Cosa sta per succedere? Attento, attento, attento. Io tanto, no. Sto per di merda. Ti ammazza pure a te con i pugni. Vai, let's go. Uno scontro all'ultimo sangue. Scarico. Facciamo un altro game perché oltre a vincere voglio anche trovare l'item che sto riaggiunto in game. Perché dovevo provarlo in una maniera incredibile. E prima devo dire il nerf alle macchine si è sentito. Perché la scorsa partita non abbiamo trovato nessuna macchina, tranne quella dei bot ovviamente. E godo. Così tanto non è fatto. Madonna, non è fatto la pistola a laser però. Porco due con lo sparo da questa qua. Sì, praticamente vabbè, hanno tutto danno, vita. Tutte le macchine dei boss, se sai dove stanno. Ah, sì, quindi sì. Oh, ma sta pistola a laser, ragazzi? Ecco, va bene. Già sono pronto. Pistola laser. Eccolo qua, ragazzi, ho sentito il rumore. No, sì, l'ho trovato io. Boh, morto uno. Mamma, come hanno sentito il rumore del C4, ragazzi? Eccolo qua, ragazzi. Esplosivo telecomandato. Eccolo qua, ragazzi. Raccogli, farà quanto danno, me lo dice? 60. Vedrete sulle macchine quanto danno fa, ragazzi. Vedrete sulle macchine. Quanto squadra. Ok, test contro una macchina. Si parte da 1890. 720. Non male.
Non male come danno, ragazzi. Ragazzi, una cosa che non ha senso. Cioè, guardate qua, questi due così per parkour. Ah, ok, ce l'abbiamo fatto. Ok, no, ce l'abbiamo fatto. Più che altro, la cosa che non ha senso è cosa metti il coso per appendere i cavalli a 10 metri di altezza. Che cavallo ci vuole? È vero che sul mondo limbo stanno tipo i Pegaso, quelli con le ali, quindi... Dopo prima, che cazzo deve volare per tutto il tempo mentre stanno in volare? Si stancherà un po'. Ma qua c'è un Mida, ragazzi, molto addormentato. Oh, Cristo! Oh, c'è il cecchino, c'è il cecchino. Sì. No, questo non... Stavo per usare i C4 come guanti. No, direi proprio di no. Vai, Mina, muori. Ah! Vabbè, andiamo in sesto. Oddio, però il lago centrale hanno aggiunto le barche di Pirati Caraibi. Bello. Bellissimo, devo dire. Un sacco di estetica. Io non capisco perché c'è quella specie di mini giochino mentre usi la chitarra. Però non c'è chi prima o dopo come cambia. Sì, non ha senso. Pure pensavo che potevi tipo scegliere quando atterrare, la direzione. No, esce semplicemente con l'animazione così. Perché fa figo. Ok, ragazzi, ho spostato una macchina. Posso finalmente fare la tecnica del car attack. Oh, ce n'è pure dell'altro di C4. Bellissimo, ragazzi. Questo sarà una bomba. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, vieni in macchina, guida tu, Leo. Eccoli. Vai. Oddio! Oh mio Dio! Che... Sono morto solo io? Mi sono spaventato, però. Ti sono andati? Ti vedi un demone che ti arriva e ti esplode addosso. Ci sono fatte più da noi. Sì. Però stavolta, ragazzi, meno C4 e io non devo stare in macchina. Oppure si può fare tipo che stiamo in macchina e usciamo all'ultimo secondo. Oddio, quanta gente sta. Oh. No, se è scappata. Vabbè, veramente qua la chiave. Ah, 21 in volo, come volevo. Siamo qua sotto, 66, 22. 8? Qua sotto. Sì. Oddio. 8? No, quanto ho fatto che i pugni da terra non... Ok, ragazzi, non so quando si è fermata la registrazione, però siamo in una pessima situazione, che è diventata ancora più pessima per cercare di liberare spazio sul disco, perché mi ero un attimo dimenticato che... Avevo finito lo spazio. Per fortuna avevo pugni, medaglioni di coso di Cerbero, su tutto il possibile per potermi muovere. Vai, qua non li prenderanno mai. Sei tu, oddio! Come fai a averla tu la macchina? Okay. Come è successo. L'importante è che è successo. Granate, vai. Posta qua. Entra di macchina. A terra? Ci sono pure l'altro in macchina? Sì, sto in macchina. Ah, ma gliel'ho uccisa davanti. Che crudeltà. No, non ho più senso. Ma no! Hanno sfondato, non hanno preso. Meno male che questo coccecchino non scarsi di merda. Mamma mia. Stavo in mezzo al tuo competente campo aperto, mi ha lisciato. Diamogli la scusa che si deve ancora abituare col cecchino. Cagata, fai schifo. E perché? Perché non usa il codice calare, ragazzi. Se usa il codice calare, siamo diventati tutte le cecchine del mondo. Muori, Gojo. Ah, giocare con i pugni te la mette fuori controllo. Sì, fate cariche dei pugni. Aiuto. Ok, sono in safe, per fortuna. No, ma Dio mio, ma perché io odio il cecchino? Perché è tornato? Io lo sapevo che dovevo uccidere il cecchino. Vabbè, ragazzi, due bellissime partite, abbiamo dato il C4, abbiamo dato i cecchini. Spero che la mia vita oggi torni presto. Iscriviti, ciao.